Si prospetta un weekend assolutamente interessante per le formazioni di volley della città di Cerignola, in una seconda parte di stagione che riserva ancora sorprese ed emozioni. Partiamo dal campionato di Serie C regionale uomini. La quinta giornata del girone di ritorno prevede l'impegnativa sfida interna al Pala di Leo per la Ibosea Udas contro la SD Trivianum. I biancazzurri, guidati da Roberto Ferraro, sono reduci dalla sconfitta subita lo scorso weekend contro la capolista Volley Capitanata con il punteggio di 3-1 e comunque mantengono saldi la loro seconda posizione in classifica. La Pallavolo Cerignola invece cerca il riscatto nella settima di ritorno della Serie D regionale donne. Le Fucsia, guidate da Michele Valentino, dopo l'autentico suicidio in casa, dove hanno perso al quinto set contro il Bitonto per 3-2, cercano riscatto nella spigolosa e difficile trasferta contro la Pides Trigiano. Per il fuoricorso Caffè Udas continua il momento positivo. Dopo la pausa si torna in campo per la terza di ritorno della prima divisione uomini. I ragazzi, guidati da Giuseppe D'Alessandro, attendono in un derby molto acceso il Volley San Giovanni Rotondo. Da ricordare che l'ultima vittoria casalinga della formazione biancazzurra risale al 28 febbraio scorso, quando hanno vinto in casa contro il Lucera per 3-0. Infine, domenica, per la quinta di ritorno della Serie B2 nazionale donne, impegnativa trasferta per la Libera Virtus Cerignola a Taranto contro la Coms. Le ragazze virtussine, guidate dalla coppia Drago di Lucia, sono reduci dalla bella ed esaltante vittoria ai danni della Sembari per 3-0. Due sconfitte pesanti, questo l'esito delle formazioni italiane alle ore 19 nelle partite che hanno aperto la prima tranche dell'andata dei sedicesimi di Europa League. A San Pietroburgo il Torino è stato sconfitto dalla formazione dello Zenit di Villas Boas con il punteggio di 2-0, determinante l'espulsione al 27esimo del primo tempo di Benassi. Il vantaggio ucraino si concretizza al 38esimo con Witsel ed il raddoppio arriva nella ripresa al settimo minuto con Criscito. Male anche l'Inter, che è stata sconfitta in terra tedesca dalla seconda in classifica nella Bundesliga, il Wolfsburg. Iniziale vantaggio nerazzurro al sesto minuto con Palacio, poi il pareggio della formazione tedesca al 28esimo con Naldo e poi nella ripresa la doppietta di De Bruyne, esattamente al 22esimo ed al 31esimo minuto. Dunque, per la formazione di Roberto Mancini e per quella di Giampiero Ventura si prospetta un ritorno pieno di incognite. Una vittoria ed un pareggio, questo l'esito delle gare delle 21 che hanno completato la prima tranche dell'andata dei sedicesimi di Europa League. Al San Paolo il Napoli batte la Dinamo Mosca per 3-1. Gli azzurri di Rafa Benitez si trovano già sotto di un gol al secondo minuto con Curani, ma immediata la reazione partenopea con due gol nel primo tempo nel giro di 5 minuti, segnati da Higuain, il primo al 25esimo, il secondo alla mezz'ora su calcio di rigore. Il terzo gol arriva intorno al decimo minuto della ripresa. Per ciò che concerne invece la sfida europea del Franchi di Firenze, finisce 1-1 tra Fiorentina e Roma. I viola di Montella si portano in vantaggio al 17esimo minuto del primo tempo con Ilicic, mentre il pareggio giallorosso arriva al 32esimo minuto della ripresa con Keita. Adesso per la squadra di Garcia sarà importante vincere tra una settimana all'Olimpico.